Le origini del Carlino sono riconducibili a più di 2000 anni fa, nell'antica Cina. A quei tempi, questa razza era considerata un cane imperiale e come tale poteva essere posseduta e toccata solo dall'imperatore. I Carlini arrivarono nei Paesi Bassi intorno al 1500 con la Compagnia Olandese delle Indie Orientali ed intorno al 1900 si diffusero rapidamente in tutto il resto del mondo. La razza prende il nome dall'attore italiano Carlo Bertinazzi, detto Carlino, che nel 1700 interpretava Arlecchino indossando una maschera nera che ricordava appunto il muso di questo simpatico cane. Il Carlino, nonostante le piccole dimensioni, è un simpatico molossoide dal carattere estremamente dolce e affettuoso, nonché grande amante delle coccole. Questa sua caratteristica lo rende particolarmente adatto a rapportarsi con i bambini, con cui giocherà volentieri e con delicatezza e pazienza. Può essere considerato il perfetto cane da compagnia e d'appartamento, questo perché non è un cane particolarmente attivo ed ama molto le comodità. È equilibrato e sensibile, adora giocare ed è molto affettuoso con il suo padrone. Per certi versi si può dire che sia nato per vivere in simbiosi con il proprio padrone, in quanto sente il bisogno di avere sempre un contatto fisico, con il rischio a volte di sembrare quasi appiccicoso. Per questo motivo non sopporta minimamente la solitudine. Ha bisogno di costante compagnia, altrimenti, se lasciato troppo spesso da solo, potrebbe iniziare a soffrire di depressione. Anche se ha sempre voglia di giocare, il suo hobby preferito resta il russare sul divano accanto al padrone. Questo, in parte, è dovuto anche alla sua naturale conformazione brachicefalica del muso, cioè il caratteristico muso schiacciato, che può causargli problemi di respirazione. Questa caratteristica li rende molto intolleranti al caldo, perciò bisogna stare molto attenti a mantenerli idratati e al fresco. Uno sbalzo di temperatura o un colpo di calore potrebbero essere letali, quindi non è un cane adatto alla vita all'aperto, o quantomeno non per tutto il giorno. È un cane da passeggiate brevi e a temperature miti, infatti sono ideali per lui le uscite al mattino o al tramonto, senza sforzo fisico intenso. Il Carlino è un cane molto intelligente e con una memoria di ferro. Addestrarlo non sarà particolarmente complesso, se lo farete con costanza, ma fate attenzione perché non vedrà l'ora di essere viziato da voi. Essendo un cane con un carattere molto forte, cercherà sempre di ottenere quello che vuole. Quindi sarà molto importante fissare fin da quando è cucciolo delle regole ben precise. Affiancare al suo addestramento un percorso di socializzazione con altre persone e animali lo aiuterà a diventare un cane perfettamente equilibrato. Se ben allevato, il Carlino ha una vita media tra i 12 e i 15 anni, ma è bene sottolineare che è una razza che richiede cure ed attenzioni continue. In primo luogo, la poca attività fisica, la sedentarietà e la sua voracità lo rendono un cane soggetto ad ingrassare facilmente, quindi mantenere un'alimentazione equilibrata sarà fondamentale. Inoltre, la salute del Carlino è particolarmente fragile e tende ad ammalarsi facilmente, specialmente su occhi, zampe e testa. Gli occhi rappresentano il suo primo punto debole. Sono soggetti a malattie e irritazioni che, se non curate in tempo, possono degenerare fino alla cecità. La pelle è molto delicata e va tenuta pulita costantemente per evitare infezioni, così come le orecchie, che sono altrettanto sensibili. Una malattia caratteristica per i cani di questa razza è l'encefalite, un'infezione cerebrale che si manifesta con crisi epilettiche e può portare alla morte. Sfortunatamente non c'è modo di prevenire e curare questa malattia, pertanto sarà molto importante rivolgersi ad un allevamento serio e con esemplari controllati. Il Carlino perde notevoli quantità di pelo, per questo è importante spazzolarlo con cura un paio di volte alla settimana. Inoltre, è bene pulire con un panno umido le pieghe e le rughe tipiche della razza, per evitare infezioni. Prima di un acquisto, vi invitiamo caldamente ad informarvi in autonomia sulla storia e sulle esigenze di questa razza, e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio in tutte le vostre scelte. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Qui da Mondo Cane è tutto. Al prossimo video!